Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Andrea ed oggi facciamo un tuffo nel passato perché infatti vi parlerò dei libri che ho letto prima di aprire il canale YouTube. Questi sono dei libri di cui non ho mai parlato sul canale, che ho letto tanto tempo fa, tra l'altro o alle medie o alle superiori o i primi anni di università appunto prima di aprire il canale YouTube e non li ho appunto mai portati sul canale per vari motivi. Un po' perché alcuni sono dei classici che io ho odiato e che non sapevo poi come mettere sul canale, un po' perché alcuni di questi libri poi me ne sono liberato col tempo, però in realtà ho scoperto che c'erano autori che sto leggendo adesso che avevo già letto e non me lo ricordavo. E quindi niente, mi sembrava carino parlare tra noi anche di questi libri e potrei cercare di dare un voto in stelle a questi libri, nonostante io li abbia letti tantissimo tempo fa e ora non mi ricordi praticamente niente. Incredibile ma vero, partiamo con George R.R. Martin, ovvero l'autore di Il Trono di Spade, perché infatti io prima di aprire il canale, tra l'altro mi sembra proprio 1 o 2 anni prima di aprire il canale, ho provato a cominciare la saga del Trono di Spade per poi abbandonarla dopo 2 libri e mezzo, e adesso vi spiego perché. Allora, diciamo che io avevo già cominciato a guardare la serie TV, che all'inizio non mi aveva preso per niente, tant'è che l'avevo abbandonata. La prima stagione l'ho guardata 2 volte, ho guardato la prima volta fino all'episodio 4, poi ho detto basta perché era veramente troppo lenta. Poi mi ci sono riapprocciato, piano piano ho ingranato, e poi piano piano mi ha conquistato sempre di più, a parte l'ultima stagione che non esiste quella stagione nella mia mente, però va bene, e quindi avevo deciso di recuperare anche i libri perché pensavo di andare avanti, visto che all'epoca non so quante stagioni erano uscite, ma poche, quindi pensavo di recuperare i libri e poi avanzare e andare oltre la serie TV. Poi Martin non ha mai scritto i libri dopo, quindi sarebbe stato fallimentare già all'epoca come cosa. Quindi in realtà è meglio che io abbia abbandonato la saga, ma perché ho deciso di abbandonare la saga? Allora, diciamo che un po' è dovuto al fatto che io sapevo già cosa sarebbe successo, quindi non avevo nemmeno quella spinta da dire sono curioso, vado avanti perché sapevo già tutto. E poi lo stile di Martin è uno stile che non è assolutamente fatto per me perché è uno stile esageratamente lento, esageratamente descrittivo, cioè è proprio pesante come stile. Posso capire che piaccia, però a me uno stile retorico per essere retorico, pesante per essere pesante, non attira mai. Mi ricordo queste descrizioni immense, c'era anche la descrizione di una chiesa in cui lui si metteva a descrivere le mattonelle, la sfumatura delle mattonelle della chiesa. No, cioè, raga, no. Quindi alla fine io ho deciso di abbandonare a metà del terzo libro, quindi ho letto i primi 2 libri e mezzo perché, cioè, no, era veramente troppo. Allora, penso che ai libri del Trono di Spade darei un 3-4 stelle al primo perché avevo appena iniziato, un 3 stelle al secondo e poi un 2 stelle, ma proprio perché sono buono al terzo. Un'altra saga fantasy che mi era piaciuta molto in realtà, che però non ho continuato, è stata la saga dei nani di Marcus Heitz. Non so come si dice perché è tedesco, che era molto interessante perché i protagonisti di questa storia erano i nani, quindi per la prima volta c'era questa figura fantastica come protagonista di una storia fantasy e per questo mi era piaciuta molto. Avevo trovato anche il mondo molto interessante perché appunto c'erano al centro i nani e gli stregoni erano un po' dalla loro parte, ma c'erano anche gli stregoni cattivi. Quindi io l'avevo trovata molto interessante, mi era piaciuta. Avevo letto i primi 3 o 4 libri, non mi ricordo. Poi uscì La Vendetta dei Nani, che praticamente era tipo una nuova partenza perché dei personaggi che erano morti nelle serie precedenti ritornavano in vita e quindi io non è che ero molto attirato da questa cosa. Per me la storia era finita con il terzo e il quarto libro. Quindi in realtà non è che non ho finito la saga, l'ho letta tutta e poi non ho continuato il ciclo dopo, non so poi come è stato chiamato. Però io ve la consiglio assolutamente se cercate una storia fantasy appunto con protagonisti diversi, perché in questo caso i protagonisti sono i nani. I personaggi vi ricordo che erano descritti molto bene, però l'ho letta veramente tantissimo tempo fa, quindi non so quanto il mio giudizio ad oggi sia così attendibile, però a me era sembrata molto valida. Come ho detto, non mi ricordo se erano 3 o 4 libri, forse erano 3, però io direi che darei 4 stelle a tutti e 3 i libri della saga. Poi vabbè, ovviamente alle elementari o forse alle medie, non mi ricordo di preciso, ho letto Eragon di Christopher Paolini e Le Cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi, che sono state un po' le saghe fantasy della mia infanzia che io ho amato tantissimo, soprattutto Le Cronache del Mondo Emerso perché quelle uscivano più spesso. Mi sembra che Licia Troisi riuscisse a rilasciare un libro ogni 2 anni o un libro all'anno. Mentre Christopher Paolini ci metteva davvero tantissimo a rilasciare un libro nuovo, per Inheritance abbiamo dovuto aspettare, boh, 4 anni, forse di più, no, forse 3-4 anni. E Inheritance, come vi ho già detto nel tag sui libri fantasy che è uscito qualche giorno fa sul canale, per me è stata veramente una ciofeca, veramente un no grandissimo. Quindi diciamo che la saga più importante della mia infanzia è stato Il Mondo Emerso, perché
perché ho letto le cronache, le guerre, le leggende. Secondo me la storia si è andata veramente a perdere verso la fine, perché le leggende non erano veramente niente di che, era la stessa storia trita e ritrita, i personaggi erano interessanti, però dopo un po' si vedeva che Licia Troisi aveva finito le idee e che stava arrancando piano piano. Per quanto riguarda i voti, con Eragon è difficile, penso che darei un 4-5 stelle al primo, un 4 stelle al secondo, il terzo 3 o 4 stelle, l'ultimo boh, 2, ma giusto perché chiudeva il cerchio, dai. Un'altra saga che ho letto, questo mi sembra verso le superiori, è stato Hyperversum di Cecilia Randall, che è un'autrice italiana, nonostante il nome, e anche questa mi era piaciuta tantissimo, però io non so se definirla una saga fantasy, perché le premesse relative a questa serie sono il fatto che c'è un gruppo di ragazzi che viene catapultato nella Francia medievale a causa di un videogioco, un po' in stile Jumanji, e poi finisce lì il lato fantasy, che in realtà non è nemmeno poi così fantasy, cioè un po' un misto fra fantasy fantascientifico, perché poi diventa fondamentalmente un romanzo storico, non ci sono elementi di magia, non c'è assolutamente niente. È interessante il fatto che i protagonisti, essendo in un'epoca diversa, possono influenzare il loro stesso futuro, perché cambiando gli eventi nel passato poi cambiavano anche la loro storia futura, però a parte questo non c'era veramente nessun elemento fantasy, ma io avevo amato tantissimo questa saga per lo stile di scrittura, che secondo me era validissimo, e poi questi sono veramente dei libri mattoni e io non avevo fatto alcuna fatica a leggerli, e quindi secondo me questa è un'ottima proposta del panorama italiano, anche se non è proprio fantasy, però insomma in generale è un'ottima proposta che vi consiglio, e sto anche cercando di recuperare le edizioni, perché io avevo delle edizioni bruttissime, perché avevo comprato il primo nell'edizione pocket perché c'era soltanto quella, e poi dopo hanno cominciato a stamparle in edizioni mega gigantesche, quindi mi sono liberato di tutta quella roba e ora li sto recuperando in copertina flessibile. Per quanto riguarda i voti per Hyperversum, io penso che darei 5 stelle a tutti i libri, non mi ricordo benissimo, però mi ricordo che mi era davvero rimasto impresso, quindi secondo me gli avrei dato 5 stelle. Poi durante i primi anni di università ho letto tutto il primo ciclo della Spada della Verità di Terry Goodkind, che sono ben 11 libri. Tra l'altro il libro più corto penso abbia 600 pagine, il più lungo una cosa come 1100, quindi cioè io penso di aver letto una marea di pagine in quegli anni, tant'è che ci avevo messo mi sembra un annetto per finire la serie, forse un po' meno, però tra l'università e altre cose leggevo ogni tanto, e fino a poco tempo fa questa era la mia saga fantasy preferita, però effettivamente una saga che ho letto tanto tempo fa, il cui autore ho scoperto ha rilasciato dichiarazioni molto molto pesanti, perché quando ad esempio Robert Jordan aveva problemi di salute, da quello che ho capito, ad una convention Terry Goodkind lo prese un po' in giro per questo, facendo riferimento a se stesso come una figura forte in salute, il cui cuore, perché poi tra l'altro Robert Jordan aveva avuto problemi di cuore, insomma il cui cuore batteva forte come quello di un cavallo, no, assolutamente no. Poi è arrivata la saga di A Darker Shade of Magic di Victoria Schwab, che effettivamente mi è rimasta nel cuore di più della Spada della Verità, non molto di più, perché comunque il personaggio di Richard secondo me è un personaggio veramente veramente bello, interessante, ben costruito. Però posso dire di aver letto una pietra miliare del fantasy, che sia amato o odiato Terry Goodkind è comunque molto famoso all'interno del panorama fantasy perché scrive queste serie immense. I voti per La Spada della Verità sono veramente facili, magari oggi non sarebbero così, però io do 5 stelle a tutti i libri di tutta la saga tranne il sesto o il settimo, che non mi ricordo qual era, ma ce n'era uno che non era riferito ai protagonisti perché si affrontava la storia di altri personaggi, che era proprio completamente un'altra narrazione, un altro luogo in questo mondo, quindi a quello forse darei 3 stelle perché l'avevo trovato molto noioso, io volevo sapere cosa succedeva nella serie originale e quindi quello non mi aveva fatto impazzire. Mentre alle medie, per quanto riguarda i classici, avevo letto Zanna Bianca di Jack London, che mi era piaciuto tantissimo, nonostante io non sia un amante delle storie con gli animali, ma perché da quello che ricordo era un viaggio molto filosofico, molto spirituale, che faceva molto riflettere, non come Il richiamo della foresta, che non mi è piaciuto davvero per niente, perché era la storia davvero banale e semplice di questo cane, una storia molto brutale, che però non mi ha detto niente, tant'è che non ho nemmeno continuato il libro, mi sono fermato a metà. Per quanto riguarda i voti di Zanna Bianca, credo che gli darei 4 stelle tutto sommato. Un'altra serie fondamentale della mia vita è stata ovviamente quella di Hunger Games di Suzanne Collins, che io ho letto in realtà dopo aver visto il primo film, perché mi ricordo che andai al cinema con mia cugina a vedere questo nuovo film Hunger Games, che sembrava molto interessante, e me ne innamorai perdutamente, nonostante il film secondo me sia molto lento e non fatto nemmeno poi così bene, ma il budget era quello che era, e quindi decisi di leggere la saga, tra l'altro in inglese, mi piacque davvero tantissimo, e questo ad oggi è il mio distopico preferito, anche più di Scythe effettivamente, che è
è l'altro distopico di cui vi parlo sempre sul canale. Perché Scythe, secondo me, si è un po' perso nell'ultimo libro, invece Hunger Games, anche se appunto questi li ho letti prima di imparare a leggere in modo più critico i libri, quindi magari rileggendoli adesso ci troverei un sacco di problemi. Però mi è rimasto più nel cuore. Mi piacerebbe tra l'altro rileggerli in futuro e forse sarebbe il caso di rileggerli adesso, visto che ad aprile, no, a maggio uscirà il quarto libro, che in realtà è un prequel sul presidente Snow, quindi sarebbe molto interessante, però non ho tempo purtroppo per rileggere tutta la saga. Per quanto riguarda i voti di Hunger Games, allora il secondo è il mio libro preferito, quindi io penso che gli avrei dato 5 stelle. Il primo era molto interessante, quindi 4. Il terzo, così a sentimento, credo che gli avrei dato 4 stelle, perché secondo me ci sono state delle cose che non sono state gestite molto bene, in particolare la morte di un personaggio che tutti noi sappiamo qual è. Quindi boh, penso sulle 3 o 4 stelle il terzo libro. Mentre ovviamente anch'io ero caduto nella voragine Twilight quando uscì. Mi ricordo che forse era la seconda superiore il periodo in cui cominciai a leggerlo, e Twilight ha un posto speciale nel mio cuore, non tanto per la storia, che mi era piaciucchiata, però niente di che. Soprattutto l'ultimo libro l'avevo trovato molto deludente per il fatto che mancava la scena di combattimento alla fine, tra l'altro cosa che è stata corretta poi nel film, quindi non è stata una saga chiusa molto bene secondo me. Però questa è la prima serie che io ho letto in inglese alle superiori, quindi per me è rimasta importante per questo. A Twilight io credo che avrei dato 4 stelle ai primi 3 libri e poi 3 stelle all'ultimo. Una valutazione media, una buona saga di intrattenimento, quindi secondo me ci stava. Poi, incredibile ma vero, io avevo anche cominciato The Witcher di Andrew Sapkowski, non so come si dice, mi dovevo informare prima per questo cognome, però passatemelo, perché io infatti mi ricordo che avevo letto Il Guardiano degli Innocenti, che è la prima raccolta di novelle, se non sbaglio, perché infatti la saga di The Witcher comincia dal terzo libro, tra virgolette, e io avevo odiato Il Guardiano degli Innocenti, l'avevo trovato veramente sconclusionato, cioè non aveva senso nulla in quella storia, ma perché effettivamente erano novelle, però comunque secondo me puoi scrivere novelle bene, puoi scrivere novelle male, e a me non erano davvero piaciute quelle di The Witcher, poi magari rileggendola adesso forse mi piacerebbe. In realtà mi piacerebbe anche ricominciare a leggerlo, semplicemente perché secondo me la serie TV è stata molto interessante e molto bella sotto certi aspetti, ma tremenda sotto altri, come per esempio la sceneggiatura, che per me è imbarazzante, perché una persona che non ha letto i libri, non ha giocato ai videogiochi, non conosce bene il mondo, non può capire assolutamente niente di tutto quello che succede. Ma in generale anche i personaggi sono trattati un po' con i piedi, non sono ben approfonditi, anche tante scene sono buttate lì, non ci viene introdotto niente, ci sono salti continui, insomma è veramente troppo confusionaria. E quindi mi piacerebbe in realtà riprendere la serie e leggerla con i libri, perché vorrei vedere se effettivamente i libri sono validi oppure no. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete letto la serie, se secondo voi dovrei recuperare i libri oppure no, insomma fatemelo sapere. Mentre per quanto riguarda il voto per questa prima raccolta di novelle, una stella, non di più. Poi, qualche tempo prima di aprire il canale, io mi ero buttato anche su Stephen King con 22/11/63, che è un romanzo di fantascienza, credo, perché infatti parla del nostro protagonista, che è un insegnante dei giorni nostri, che attraverso un portale torna nel 1963, appunto, ovvero nell'anno dell'assassinio del presidente Kennedy, e quindi lui cercherà di sventare questo omicidio. E però mi ricordo di essermi davvero innamorato di questo libro, mi era piaciuto tantissimo. È un libro lento, però non mi era pesato in realtà molto, e quindi penso che questo sarebbe uno dei libri a cui anche oggi darei 5 stelle. L'autore che avevo già letto in passato, ma di cui non ricordavo, in realtà era Neil Schusterman, perché infatti avevo letto Everlost dell'autore, che era un libro molto particolare, perché infatti si parlava di dove finiscono le anime una volta che le persone muoiono, e in particolare i protagonisti della storia erano due bambini, e c'era un po' questa cosa per cui nell'oltretomba, se rimanevi troppo o se succedeva qualcosa, ora non mi ricordo, venivi trascinato verso il centro della Terra e non potevi quindi più ascendere al paradiso, quindi queste anime dovevano risolvere delle cose, mi sembra, per poi ascendere al paradiso. Però il rischio era ovviamente di rimanere incastrati sulla terra e di sprofondare piano piano al centro della terra, proprio nel nucleo, e questa era una cosa che mi metteva un'ansia pazzesca. Questa mi sembra sia una trilogia, però io avevo letto soltanto il primo libro, e ad oggi credo gli avrei dato 3 stelle e mezzo, 4? Sì, dai, forse 4 stelle. Poi, per la serie letture che mi avevano fatto fare per scuola e che io ho odiato con tutto me stesso, cominciamo con Il Cacciatore di Aquiloni. Penso che mi fosse piaciuto, in realtà ero veramente piccolo, andavo alle medie, secondo me questi libri non vanno fatti leggere alle medie e dei ragazzini delle medie. A parte che secondo me nessun libro, la lettura non dovrebbe essere un'imposizione in nessun modo per niente. Perché secondo me obbligare i ragazzi e i bambini a leggere li allontana irrimediabilmente dalla lettura,
lettura, a meno che non trovino quel libro che li prende talmente tanto, che diventa il loro libro della vita, è molto difficile che quando fai una cosa per imposizione ti piaccia. Secondo me le letture obbligatorie dovrebbero scomparire dalle storie, dovrebbero essere previste cose alternative, che ne so, un club del libro nella scuola, il pomeriggio, qualcosa che ti faccia approcciare alla lettura perché hai effettivamente voglia di farlo e non perché ti obbligano. Però tornando al Cacciatore di Aquiloni, in realtà mi era piaciuto, però ero veramente troppo piccolo per capirlo. Io mi ricordo soltanto che avevo sofferto tantissimo perché questa è una storia molto difficile, molto cruda, quindi, cioè, all'epoca per me era veramente troppo. Quindi io ero stato male nel leggerlo, ma non ho mai potuto davvero comprendere la portata di quello che succedeva, comprendere il libro. Però l'avevo trovato molto struggente, solo che all'epoca, cioè, non potevo veramente capirci niente a livello umano, a livello di tematiche importanti, assolutamente no. Quindi, boh, penso che gli avrei dato 3 stelle, ma perché non l'avevo capito, cioè era un problema mio che ero troppo piccolo. Passando poi ad altri libri letti per imposizione che ho detestato, e questo l'ho letto mi sembra in quarta superiore o in quinta superiore, quindi avevo già abbastanza i mezzi per comprenderlo abbastanza bene, ovvero La coscienza di Zeno. Un libro che io ho sofferto le pene dell'inferno a leggerlo, penso sia stato il primo libro che io ho abbandonato, perché mi ricordo che dovevo leggerlo per il corso di italiano, poi il professore ci avrebbe interrogati su il libro e io mi ricordo che non finì il libro, mi rifiutai perché era veramente illeggibile per me all'epoca, non capivo il senso, il protagonista era insopportabile, cioè proprio mi veniva il rifiuto e io abbandonai il libro e feci l'interrogazione leggendo il riassunto di Wikipedia. Mi ritireranno il diploma ora che ho rivelato questa cosa, però io all'epoca, vi giuro, non ce l'ho proprio fatta ed era raro che io abbandonassi un libro perché era ancora l'epoca in cui un libro andava finito, secondo me. Oggi non siamo più su quei binari, però va bene lo stesso, e quindi lo abbandonai. Non credo che lo rileggerò mai perché ho veramente un ricordo bruttissimo, magari nei commenti fatemi sapere se invece a voi è piaciuto, ma per me è una roba veramente pesante, assurda, una martellata, voi sapete dove. Gli alberi si vendicheranno, non passare nei boschi, perché non sai come può reagire la natura a uno spreco di cellulosa di questo tipo. E ovviamente il voto per La coscienza di Zeno sarebbe stato una stella, ma 0-1, boh, non lo so, mamma mia. Altro libro che ci è stato fatto leggere alle superiori fu I Malavoglia di Giovanni Verga, e questa è un'edizione vecchissima degli Oscar Mondadori, che ora vediamo di che anno è. Questo volume è stato ristampato nel mese di gennaio 1989. Comunque, come si può notare, io maniaco dell'ordine anche alle superiori o alle medie. Forse questa era delle medie, non me lo ricordo, perché avevo messo la plastica intorno al libro perché non volevo che si rovinasse. Di questo mi ricordo veramente poco. Mi ricordo poco di questa famiglia, mi ricordo che non mi era piaciuto, l'avevo trovato molto noioso, le vicende di questa famiglia non mi avevano appassionato per niente. Mi ricordo forse che c'era un'allegoria e che mi era piaciuta l'allegoria, perché poi avevamo approfondito e l'avevamo anche studiato, quindi quell'aspetto mi aveva interessato, ma ero più interessato alla riflessione che al libro in sé, quindi no, anche questo, boh, penso che gli avrei dato 2 stelle, forse 3, ma no, 2. Infine, un altro libro letto, non mi ricordo se alle medie o alle superiori, è stato Il Fumatia Pascal di Luigi Pirandello. Anche questa è un'edizione vecchissima, che però è nuova. Ora voglio vedere quando è stata stampata anche questa. Allora, questa dovrebbe essere un'edizione del 2006, quindi probabilmente l'ho letto alle superiori. Tra l'altro in questa edizione stranissima della Biblioteca dei Ragazzi del Capitello, che sono un po' ignorante, ma non so se esiste ancora come casa editrice. Forse sia fra testi scolastici. E devo dire che questo è l'unico classico che io ho letto per obbligo che mi era abbastanza piaciuto, abbastanza, perché anche questo l'avevo trovato molto pesante, però io non ero nel mood classici quando facevo le superiori o le medie. Quindi ritorniamo sempre al discorso per cui secondo me è veramente controproducente far leggere queste cose quando una persona non è pronta. Però mi ricordo che mi era un po' piaciuto perché c'era il tema del viaggio. Io ho questo ricordo del protagonista sul treno e sulle riflessioni che faceva, però a parte questo mi sono dimenticato qualsiasi cosa, era forse una riflessione sull'essere, non lo so, bisognerebbe che mi informassi di nuovo. E penso che a questo avrei dato 3 stelle su 5, senza infamia e senza lode. E ovviamente anche qua era tutto plastificato e infatti è rimasto veramente nuovo, cioè sembra comprato adesso in libreria, nonostante sia un libro che ha 14 anni. Bene gente, siamo arrivati alla fine anche di questo video, che spero vi sia piaciuto, e magari nei commenti parliamo un po' dei libri di cui vi ho parlato, se anche voi li avete letti, o magari fatemi sapere quali sono i libri che voi avete letto tanto tempo fa, magari per scuola, alle superiori, alle medie, insomma fatemi sapere, magari anche quali sono i classici che vi hanno fatto leggere per forza e che avete odiato, o che invece vi hanno sorpreso e avete amato. Insomma, fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta e noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video.